Buongiorno a tutti, sono Massimo Zotti qui con Mauro Casalburi. Inizia questo nuovo appuntamento di JEXperience Webinar. JEXperience Webinar sono dei seminari gratuiti che teniamo online che hanno l'obiettivo di condividere delle tematiche specifiche del mondo della geomatica, quindi organizzare una sorta di tavola rotonda come quella che facciamo oggi assieme ai nostri ospiti dell'Agenzia per l'Italia Digitale, in cui cerchiamo di condividere le informazioni e anche condividere l'approccio che abbiamo alla divulgazione delle informazioni che sono utili per chi lavora in questo campo. Il JEXperience abbiamo in abbiamo un calendario che prevede anche nelle prossime settimane diversi appuntamenti che sono alcuni di tipo prettamente divulgativo, altri sono più tecnici, mirano a raccontare un po', ad approfondire alcune tematiche più specifiche, quindi approfondiscono l'utilizzo di strumenti particolari. L'obiettivo del webinar è anche quello di far sì che le persone che partecipano si possano incontrare, riconoscere e scambiare delle informazioni, quindi creare una comunità di utenti che assieme possano aiutare a far funzionare meglio le nostre cose. L'agenda di oggi, che Mauro ci sta mostrando, prevede l'intervento di diversi ospiti. Sono collegati con noi da Roma, dall'Agenzia per l'Italia Digitale, Antonio Rotundo. Ci senti, Antonio? Eccoti qua. No, ora sì. Sentite? Sì, perfetto. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti. Con Antonio Rotundo c'è Giorgia Lodi e immagino che si sta collegando anche Gabriele Ciascullo, che sentiamo ma non vediamo. Gabriele, buongiorno. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì? Sì, ti sentiamo. Ok, devo alzare un po' il volume. Scusate, ma sono stato, non era una scusa, ma stavo dal capo. Bene, ben arrivato allora Gabriele. Grazie. Il tema di oggi, di questo incontro, è raccontarci un po' il repertorio nazionale di dati territoriali, come questo importante riferimento a livello nazionale può anche aiutare a reperire informazioni territoriali, ma soprattutto faremo un approfondimento su come si relaziona il repertorio con il discorso degli open data, quindi come il repertorio potrebbe diventare un catalogo nazionale anche di dati liberi e quindi grazie alla possibilità di gestire le informazioni legate alla licenza collegata ai dati. Andremo a snocciolare un po' questi temi e anche a proporre qualche suggestione alla fine con l'aiuto dei colleghi dell'Agenzia per l'Italia Digitale su quelle che sono le prospettive e le attività su cui si sta lavorando con riferimento anche ai linked open data e ai linked open metadata. A questo punto cederei la parola a Mauro, che innanzitutto ci spiegherà che cosa sono i metadati. Buongiorno a tutti. Il primo passo che ci porta appunto a parlare poi di RMC e linked open data è sicuramente quello di vedere cosa sono questi metadati. Molte volte quando si parla di metadato lo si associa sempre ad un documento esterno. Si fa quasi sempre l'esempio di una carta d'identità, quindi di un documento che possa descrivere un oggetto, una carta d'identità o ad esempio una scheda tecnica che descrive un prodotto. Quindi la visione del metadato è sempre e sicuramente una visione di un'informazione aggiuntiva che ci permette di descrivere il dato territoriale,
Ma quasi sempre questa visione è appunto scorrelata da quello che è l'oggetto che si vuole descrivere, quindi come una carta d'identità è scorrelata poi da quello che è la persona che descrive. In verità io credo che il metadato invece è qualcosa che appartiene alla rete editoriale. Il metadato è parte integrante del dato territoriale e di questo dato territoriale ci dà delle informazioni sia da dove viene questo dato territoriale, quindi come è stato prodotto, da chi è stato prodotto, eccetera, qual è magari l'estensione che copre il territoriale che copre il dato e così via. E anche ci dà delle informazioni verso il futuro, cioè cosa possiamo fare con il dato territoriale. Quindi capite bene che ormai è noto a tutti che il metadato è un documento che descrive il dato, ma non deve essere, secondo me, visto come una parte slegata dal dato territoriale, ma una parte integrante al dato territoriale, un po' come la mappa genetica. Ho fatto forse un'esagerazione in questo parallelismo, con un DNA può essere per noi, in quanto ci appartiene, parte integrante di noi. È ovvio che riflettendo sul metadato noi comunque lo vediamo come un documento esterno a un dato territoriale, quindi effettivamente noi vediamo che il metadato è un'informazione che non è interna al dato e la scelta di non legare così strettamente il dato è solo dovuta al fatto un vantaggio tecnologico che noi possiamo avere nel slegare il metadato dal dato territoriale. Legarli indissolubilmente, o comunque metterli tutti insieme, poi ci porterebbe in maniera tecnologica ad avere degli svantaggi. Invece, tirar fuori queste informazioni e posizionarli in un altro documento esterno ci permette poi di gestirlo in un certo modo, quindi ci dà dei vantaggi tecnologici. Ora, è chiaro che anche se noi abbiamo questo metadato come elemento, come documento esterno al dato territoriale, questo metadato ci permette di rendere il dato territoriale usabile. Un dato territoriale senza metadato è un dato che non possiamo utilizzare. Le nostre applicazioni non lo possono utilizzare, perché le informazioni che sono contenute nel metadato sono ovviamente le informazioni chiavi che ci permettono di capire anche come usare questo dato territoriale. Diciamo che l'evoluzione che ci ha visto non più gli attori principali delle applicazioni e delle scelte che si possono fare, delle elaborazioni che si possono fare sui dati territoriali, ha cambiato un po' diciamo, tutta la strategia della geomatica intesa come applicazioni che si possono costruire attraverso dati territoriali. Quindi, mentre prima noi avevamo ad esempio applicazioni sia desktop, ma anche web con i QGIS, che vedevano l'uomo l'attore principale, quindi colui che attraverso informazioni sparse qui e lì o in formati diversi poteva spingere le nozioni sul dato territoriale che stava consultando e capire se lo poteva utilizzare in qualche modo. Quindi avevamo una filosofia dove l'uomo interagiva direttamente con la macchina e quindi è ovvio che l'uomo ha un linguaggio molto più ampio, quindi riesce a capire e a cogliere delle informazioni in maniera diversa. Oggi le cose sono un po' cambiate, oggi non abbiamo un uomo che interagisce con una macchina, abbiamo delle macchine che devono interagire tra di loro per, appunto, in maniera interoperabile, per produrre informazioni. Questa informazione sarà sempre maggiore quando maggiori saranno gli input, quindi la possibilità di avere dei dati territoriali interoperabili ci permette proprio di avere la possibilità di moltiplicare sempre di più questa informazione. Quindi, si è passati, no, come sappiamo, da applicazioni unidirezionali ad una SDA. Una SDA è che ci permette di. C'è un'infrastruttura di dati territoriali. Esattamente, un'infrastruttura, una IDT, traducendola un po' in italiano. Quindi questa infrastruttura è fatta da macchine che devono parlare tra di loro senza l'intervento dell'uomo. Quindi l'importanza di avere un metadato non è solo quella di descrivere l'informazione contenuta nel dato territoriale e cosa questa informazione potrà produrre, ma soprattutto
che magari riguardano l'uso del suolo, che coprono un territorio come il territorio nazionale e che quindi sono stati prodotti in un periodo temporale definito come può essere l'ultimo anno, e che magari siano dati che possono essere utilizzati in maniera libera, in via open. Quindi capiamo che questa semplice
prendere queste informazioni. È lo stesso pure per le limitazioni d'uso e così via. Quindi capiamo bene che queste informazioni sono tutte codificate in un metadato standard. Chiudo, diciamo, questa parte sul metadato, giusto per ribadire che volando perfetto. l'audio di Gabriele, che è E perfetto. Sentiamo e ci niente. vediamo. Questo argomento, partendo da che cosa? Partendo appunto da questa standard che chiamava prima Mauro. Logicamente tutto questo non è che si poteva prendere tutto lo standard 1915 e applicarlo sì che semplicemente, sarebbe stato un lavoro immane, sarebbe stato forse anche impossibile. E quindi l'obiettivo era definire
fin dall'inizio, siamo riusciti a mettere in piedi una prima stesura delle specifiche nazionali. Poi abbiamo, seguendo il procedimento che si è stato fatto anche per in altre circostanze, abbiamo reso condivisibile queste nostre specifiche a tutti coloro che erano interessati, sono arrivati ulteriori contributi, alla fine dei quali noi ci siamo trovati con le specifiche relative al repertorio nazionale, quelle che poi sono state tramutate nel, o meglio dire, adottate con il decreto del 10 novembre 2011. Nel frattempo c'è stato l'intervento anche dal punto di vista europeo di Inspire per dare nuove regole a livello comunitario. Devo dire che noi nel frattempo, in questo periodo, siamo stati, almeno per quanto riguarda i metadati, siamo stati parte attiva anche nei confronti di Inspire, ovvero sia noi abbiamo dato dei contributi a Inspire, abbiamo fatto delle segnalazioni e qualche cosa è stato anche recepito alla fine nelle norme riguardanti nell'implementing rule riguardanti i metadati. E naturalmente però il nostro profilo oramai nazionale era delineato ed era basato sulle esigenze che erano venute fuori dalle amministrazioni. Probabilmente si poteva fare ancora un discorso ancora un po' più ampio, probabilmente si poteva contattare un numero di persone ancora più ampio, ma l'abbiamo fatto a tappeto e coloro che ci hanno dato una mano sono stati tutti quanti ascoltati. Oggi è più facile andare a trovare delle difficoltà in queste specifiche, ma nonostante ciò, e qualche difficoltà non l'abbiamo incontrata, però lo sforzo che è stato fatto da noi, ma anche grazie alla collaborazione di tante altre persone, è stato quello di fare in modo che il profilo italiano potesse essere completamente coerente con le implementing rule di Inspire. Quindi è stato un lavoro che ci ha consentito di fare in modo che il profilo nazionale mantiene una sua autonomia dal punto di vista sia di formato dei dati sia di profilo, ma ciononostante è pienamente coerente con le specifiche comunitarie, in modo che qualsiasi amministrazione, qualsiasi ente, qualsiasi soggetto produca i metadati per il repertorio nazionale, seguendo certe regole, che poi magari dopo Antonio avrà l'occasione di illustrare un po' più in dettaglio, seguendo certe regole, quegli stessi metadati forniti per il repertorio sono esattamente quelli idonei a dare ottemperanza alle specifiche tecniche previste dalle implementing rules in Spire sui metadati. Perfetto. Che poi in fondo stai anticipando quelli che sono i contenuti dell'intervento di Antonio Rotondo e ci farà vedere proprio sì, come siamo riusciti esattamente. Questo profilo nazionale volevo sottolineare, vale la pena tenerlo in estrema considerazione, deve essere, come diceva Mauro, l'unico riferimento, perché se noi cominciamo a creare set di metadati ognuno fatto in un certo modo, pur conforme a qualche standard internazionale, oppure Dublin Core o qualche altra cosa, cominciamo a crearci una complicazione interna. Non è quello che stiamo cercando di fare. Quindi il profilo nazionale deve essere il nostro riferimento. Abbiamo detto che il profilo nazionale è il nostro riferimento, ma ci consente contemporaneamente, seguendo certe regole, ci consente contemporaneamente di ottemperare a ciò che dice la direttiva in Italia. Tutta questa architettura ci consente allo stesso tempo di dare uno sbocco pratico, concreto, a un modello organizzativo che l'Italia sta cercando di darsi, almeno è quello che si evince sia dalle norme passate, ma sia anche da queste ultime norme che stanno nel frattempo intervenendo nel settore crescita 2.0, eccetera, eccetera. Quali sono questi tipi di modello? L'ho già espresso anche in qualche altra occasione. Io vedo che si ripete, in varie occasioni, un modello in cui alla distribuzione dei dati c'è da contraltare una base dati unica centralizzata, un catalogo unico centralizzato. Lo troviamo nel repertorio nazionale, come lo troviamo nel registro sui contratti, lo troviamo nel registro delle imprese, lo troviamo in tante altre situazioni che... È evidente la logica che sottende a questo tipo di impostazione. Avere un catalogo unico consente poi di svolgere un'azione di analisi a tappeto,
su tutto il territorio nazionale, consente poi di prendere gli opportuni provvedimenti, le opportune iniziative, che poi ricadono nella competenza di una o più amministrazioni. Quindi il catalogo serve solo, in questa fattispecie precisa, serve ad essere un mezzo per poter fare delle analisi comparate su tutto il territorio nazionale. Per far questo, naturalmente, occorre che il catalogo venga opportunamente alimentato dalle amministrazioni, seguendo le regole, seguendo il profilo che è stato definito. Ciò non toglie che questo profilo verrà di volta in volta, man mano che nel tempo, noi auspichiamo che a più presto possa essere ricostituito il comitato, possa essere, come dire, adattato ad alcune esigenze nazionali che, diciamo, sulle quali occorre sicuramente fare fronte, ma mantenendo naturalmente la nostra autonomia che abbiamo delineato come profilo, cioè deve essere comunque un profilo nazionale che si adatta alle esigenze delle amministrazioni, alle esigenze del mondo imprenditoriale, si adatta alle esigenze europee, ma mantiene una sua concezione di autonomia. Un'ultima cosa sulla rilevanza del catalogo. Esattamente quello che diceva prima Mauro, è un elemento che consente di fare in modo che a chiunque sia interessato a certe tematiche di andare a scoprire i contenuti informativi che possono essere utilizzabili per il proprio business, per le proprie attività istituzionali, per le proprie ricerche o anche per un controllo da parte dei cittadini di trasparenza rispetto a ciò che le amministrazioni fanno, nel senso che chiaramente diciamo che i dati territoriali sono quelli più costosi e abbiamo bisogno, molto spesso le varie norme ci indicano di essere trasparenti nei confronti dei cittadini, e il catalogo anche in questo caso assolve anche questa funzione di trasparenza nei confronti dei cittadini, fa vedere che cosa c'è, che cosa già esiste e quindi diciamo, e che cosa le amministrazioni stanno pensando di acquisire. Quindi anche sotto questo punto di vista un ulteriore elemento di attenzione rispetto a questo oggetto, rispetto a questo catalogo unico nazionale. Benissimo. Grazie Gabriele per questo. Poi dopo ritorneremo sulle prospettive future delle attività dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Sì. Adesso Mauro sta passando ad Antonio Rotundo i privilegi di relatore, in maniera tale che Antonio possa raccontarci come appunto il repertorio nazionale si relaziona con Inspire e quindi come è stato possibile realizzare questa conformità e questa unità anche a livello europeo. Prego Antonio. Buongiorno a tutti di nuovo, mi sentite? Perfettamente. Ok. Allora, io parto in questa presentazione. Ricordando un post di qualche anno fa in cui, parlando di repertorio Inspire e di conformità, c'era ironicamente si diceva, ma come fanno un tedesco, un francese e un italiano a parlare tra di loro, se poi, e ritorniamo un po' al discorso che faceva Mauro sugli standard condivisi, a parlare se ogni Stato poi si fa le proprie regole, proprio perché il repertorio era, come diceva pure Gabriele, era stato istituito precedentemente a Inspire e con l'emanazione di Inspire si rendeva necessario poi adeguarlo, cosa che poi ad oggi, come cercherò di illustrare, siamo riusciti a fare. Per cui ad oggi se diciamo il tedesco, l'italiano e il francese seguono tutti Inspire e seguono gli standard che Inspire indica come riferimento, riusciamo comunque a parlare tra di noi, almeno in Italia abbiamo cercato e penso ci siamo riusciti a farlo. Ma perché diciamo e parliamo di coesistenza di Inspire e repertorio nazionale dei dati territoriali? Perché a differenza della direttiva vera e propria che deve essere recepita nello Stato membro per essere
una norma vigente anche nello Stato. In tema di metadati abbiamo un regolamento in applicazione alla direttiva stessa che è direttamente applicabile nello Stato membro. Quindi un'amministrazione pubblica che si trova a dover documentare i metadati relativi ai propri dati e servizi territoriali si troverebbe, diciamo, di fronte al problema di avere due norme che sono tutte e due applicabili nello Stato. Le due norme che sono citate nella slide sono il regolamento relativo ai metadati, cioè il 1205 del 2008, e il decreto ministeriale del repertorio di cui ha parlato Gabriele. Per cui, vi riporto un caso che è successo realmente, qualcuno ha pensato di fare due documentazioni diverse, una per Inspire e una per il repertorio. Questo che potrebbe essere un problema viene anche superato direttamente nel decreto ministeriale relativo al repertorio, quando si prevede che documentando i metadati nel repertorio nazionale dei dati territoriali si adempia automaticamente a quanto viene richiesto e prescritto sia dal regolamento Inspire sui metadati, sia dal decreto legislativo 32, che poi è la legge nazionale di recepimento della direttiva Inspire. Quindi io con un unico adempimento, cioè partecipando al popolamento, all'alimentazione del repertorio, diciamo, perfettamente conforme a quanto viene richiesto dal regolamento Inspire, anche perché poi non è che Inspire mi chiede di mandare dei file XML da qualche parte. Inspire dice di rendere disponibile i file, i metadati su dati territoriali e servizi, cosa che poi viene assolta, diciamo, se non ci sono propri strumenti, propri servizi di ricerca, direttamente dal repertorio. Poi, dopo, quando vi faccio vedere delle semplificazioni direttamente dal portale sia di Inspire che dal repertorio, faccio vedere come un unico file, ovviamente compilato in base alle regole di cui parlava Mauro, è validato sia dal repertorio nazionale sia dal validatore Inspire. Quindi quello che ho detto adesso è il motivo per cui si parla di coesistenza, diciamo così, tra repertorio e Inspire. Però come fa il repertorio a coesistere, quindi a essere conforme a Inspire? Nel profilo che è delineato dal decreto ministeriale relativo al repertorio è stato contemplato tutto il set di metadati previsto dal regolamento di cui parlavo prima, che citavo prima. In più, il regolamento stesso dice che quello definito è il set minimo di metadati che Inspire richiede di documentare e lascia, diciamo, la possibilità ovviamente agli Stati membri di estendere questo set di metadati per essere conformi, diciamo, a norme internazionali, quindi a standard internazionali, oppure a esigenze che vengono dalla comunità nazionale, ed è quello che è stato fatto dal repertorio, perché il repertorio diciamo, include tutto il core ISO, cioè tutto il set minimo di metadati definito da ISO come necessario per una documentazione efficace dei dati e dei servizi, cosa che non fa per esempio Inspire, e include anche ovviamente tutti gli elementi Inspire. Vado più veloce, altrimenti mi sa che. Allora, uno strumento che viene dato alle pubbliche amministrazioni e che sono disponibili, che è disponibile, diciamo, nella sezione di archivi documenti del portale repertorio, sono le guide operative che indicano in maniera puntuale come documentare i metadati per garantire la conformità, oltre che al repertorio, anche a Inspire, cioè le indicazioni che sono presenti
in queste guide operative, diciamo, sono per gli elementi che ovviamente sono comuni, sono anche mutuate dalle linee guida Inspire. In più il repertorio è diciamo, avanti rispetto al regolamento, al solo regolamento Inspire sui metadati. Questa è una slide che Alessandro Annoni, che è il responsabile dell'unità SDI di JRC, ha illustrato anche recentemente a una conferenza MFM, parlando, diciamo, facendo un bilancio di 10 anni di Inspire, ovviamente 10 anni da quando è stata concepita Inspire, sappiamo che poi la direttiva è del 2007. Tra diciamo, le azioni che riguarderanno l'evoluzione e la manutenzione dell'infrastruttura di Inspire nei prossimi 8 anni, ci dovrà essere anche la correzione di implementing rules, quindi linee guida che non sono coerenti con altri regolamenti Inspire, e fa l'esempio dei metadati. Ma perché Annoni dice questo? Perché in un altro regolamento, ho citato il regolamento specifico sui metadati. In un altro regolamento, il 1089 del 2010, che è il regolamento relativo all'interoperabilità di dati e servizi, c'è un articolo di questo regolamento che aggiunge, diciamo così, altri 5 metadati, di cui 2 obbligatori, ai metadati che le amministrazioni pubbliche dovrebbero documentare per garantire l'interoperabilità. Inoltre, se verificate, c'è il link anche nella slide, le varie data specifications che Inspire ha emanato relativamente alle tipologie di dati dei 3 allegati, ci sono poi dei metadati opzionali supplementari che potrebbero essere documentati. Il repertorio già questo lo fa, nel senso che già nel set di metadati previsti dal repertorio ci sono sicuramente i metadati obbligatori previsti da quest'altro regolamento, e ci sono alcuni metadati opzionali previsti sia dal regolamento sia dalle specifiche sui dati. Gabriele diceva che abbiamo suggerito anche delle modifiche al profilo iniziale dei metadati di Inspire. Per esempio, il sistema di riferimento, cioè l'indicazione del sistema di riferimento, era una delle osservazioni che all'epoca avevamo fatto, che però non è stata accolta nel nucleo di metadati, e ce la ritroviamo adesso in quest'altro regolamento, perché ovviamente il sistema di riferimento è un'indicazione che serve poi a capire anche come integrare vari dati all'interno anche dei servizi. Questo per dire, per ripetere una frase che diceva Massimo, che gli italiani sicuramente lo fanno meglio in questo per quanto riguarda i metadati. E infatti qui trovate una tabella che fa una comparazione, diciamo, tra i metadati previsti dal regolamento sull'interoperabilità e i metadati che sono già presenti nel repertorio. In più, nel decreto del repertorio sono indicati anche alcuni metadati supplementari per quanto riguarda i dati raster. Dati raster che ISO ha documentato in uno standard apposito, cioè oltre al 19.115 c'è anche uno standard 19.115 2, quindi parte seconda, che tratta nello specifico i metadati sui dati raster, quindi sull'immagine, su DTM, eccetera. Il repertorio già prevede un set di metadati supplementari per i dati raster. Ma Mauro diceva e dava indicazioni sulle regole da seguire per documentare i metadati.
Ma quali sono gli strumenti che il repertorio mette a disposizione della pubblica amministrazione per fare in modo che la pubblica amministrazione poi si adegui, diciamo, alle regole e alle specifiche, alle linee guida che vengono emanate sia a livello europeo sia a livello nazionale? Gli strumenti sono che stiamo mettendo in piedi, diciamo così, sono quattro. Oltre all'editor online e all'upload di file XML, ovviamente conformi alle regole di cui si è parlato e che vedremo poi fra poco velocemente, ci sarà la possibilità, e siamo attualmente in fase di test, di trasmettere, quindi popolare il repertorio anche attraverso la cooperazione applicativa, perché poi il repertorio è una delle basi di dati di interesse nazionale che sarà inserita, diciamo, nelle strutture condivise, nelle infrastrutture condivise di SPC. SPC è il framework dell'interoperabilità nazionale. E l'altro canale, diciamo così, saranno proprio i servizi CSV di ricerca, cioè il repertorio farà harvesting su tutti i cataloghi regionali o locali, che ovviamente, riprendo qui il discorso che faceva Mauro sugli standard, che saranno e seguiranno rigorosamente gli standard del CSV e ancora prima, come stiamo dicendo, delle regole tecniche di compilazione dei file XML. Una slide specifica sui servizi di Antonio, ricerca. Sì. stai dicendo sostanzialmente che il repertorio farà a livello nazionale sui servizi di catalogo quello che il Geoportal Inspire fa a livello europeo sui servizi di catalogo Sì, nazionali. è così perché fra l'altro poi è un ruolo che gli viene dato dallo stesso decreto ministeriale e anche per logica deve essere così, nel senso che se il repertorio è un catalogo nazionale di metadati che quindi contiene tutti i metadati di tutte le pubbliche amministrazioni italiane, va da sé che è lo strumento per fare anche i servizi di ricerca. Sia verso ovviamente il geoportale nazionale, sia verso tutti gli utenti che vorranno fare ricerca di dati utilizzando i servizi CSV. Ho fatto solo una slide specifica sui servizi CSV perché, come probabilmente saprete, Inspire ovviamente richiama gli standard OGC. Cioè l'application profile di ISO di OGC. Diciamo, limita le operazioni dei servizi CSV a due operazioni obbligatorie, ritenute obbligatorie da OGC, cioè il get capabilities e il get records. Cioè sono le due operazioni che Inspire richiede di documentare e di sviluppare nei servizi di ricerca. Noi li abbiamo sviluppati, ovviamente sono, come dicevo, sono in test, e in più abbiamo anche sviluppato le due operazioni che OGC ritiene essere anch'esse obbligatorie, che sono il describe record e il get record by ID. Sul get record by ID probabilmente Inspire non lo potrebbe sviluppare perché il get record by ID si basa, diciamo, come ID sul file identifier, cioè l'identificatore del file, che non è previsto come metadato nel set di metadati di Inspire. Cioè, presumo che sia questo il motivo, ecco. E ovviamente, oltre a essere conforme allo standard OGC, rispetta ed è coerente, diciamo, alle indicazioni delle linee guida sui Discovery Service di Inspire. Come sapete, Inspire ha esteso, diciamo, per alcuni versi le specifiche OGC e ha posto dei vincoli, diciamo così, su alcuni parametri nelle richieste e nelle risposte dei servizi di Discovery. Ecco, con queste ultime due Antonio, slide.
Sì. di affrontare il tema dei dati liberi, quindi ci hai anticipato che il repertorio sta mettendo in piedi i servizi di harvesting, i servizi di catalogo locali degli enti pubblici nazionali. Quindi il punto di contatto immagino siate comunque voi con i riferimenti che ho portato prima per chi volesse avviare delle sperimentazioni. Sì. Io riporto qui un'osservazione di Ivo Pranoscer dalla provincia di Bolzano che segnalava che avete già avviato i contatti per integrare i servizi esposti dalla provincia all'interno del catalogo del repertorio. Sì, noi stiamo praticamente, abbiamo chiesto ad alcune amministrazioni di fare dei test sui nostri servizi di ricerca, proprio perché li abbiamo rilasciati da qualche settimana e vogliamo testare anche insieme a loro, diciamo, in una forma collaborativa che abbiamo sempre adottato come approccio di lavoro, l'utilizzo di questi servizi. Nello stesso momento stiamo testando, diciamo così, l'operazione di harvesting verso cataloghi di alcune amministrazioni che fin qui si sono rese disponibili. Per esempio la provincia di Bolzano è una delle amministrazioni che si è resa disponibile, ma c'è anche Emilia-Romagna, Piemonte e ovviamente poi il test sarà esteso a quanti vorranno comunque collaborare. Su questo c'è il discorso, un po', e ritorniamo sempre al discorso che faceva Mauro degli standard, di seguire gli standard in maniera rigorosa, perché poi ovviamente tutti dichiarano, anche noi nel repertorio dichiariamo di essere standard, solo che poi la verifica se si è standard o meno si ha ovviamente, come diceva anche Mauro, quando si va a interagire, diciamo, tra i vari cataloghi. E poi lì si vede effettivamente se stiamo seguendo lo stesso standard in maniera rigorosa oppure no. E quindi ovviamente questi test serviranno secondo me anche a tutte le amministrazioni per attestarci, diciamo, a standard condivisi, a indicazioni condivise di Inspire che poi devono essere comunque rispettate se vogliamo, diciamo, essere interfaccia anche con il geoportale Inspire, e quindi è un'occasione anche per migliorare, diciamo, la conformità a questi standard da parte anche dei cataloghi regionali e locali. A monte, lo accennavo già prima, di essere standard da parte dei servizi di ricerca, c'è ovviamente il fatto di essere standard per quanto riguarda la compilazione dei metadati, cioè uno dei problemi che sta uscendo fuori è quello che magari accediamo al servizio di ricerca dell'amministrazione, però poi non riusciamo a caricare ovviamente il file che abbiamo trovato nel servizio nel CSV perché il file, diciamo, non è coerente, non è conforme alle regole del repertorio. Per cui anche questo, diciamo, può essere un'occasione per migliorare e per lavorare tutti insieme perché questo strumento poi vada veramente a regime in maniera standard. Detto ciò, ovviamente in varie occasioni noi abbiamo delineato il repertorio come il catalogo e il registro dei dati territoriali e dei servizi delle pubbliche amministrazioni italiane. Ovviamente nel repertorio però c'è la possibilità, e adesso in queste due ultime slide di questa prima parte vedremo come. C'è la possibilità già adesso di indicare a tutti gli utenti, quindi a coloro che vanno a ricercare i metadati nel repertorio, di indicare se quei dati sono, innanzitutto se sono open, quindi se sono in formato aperto, e poi anche se esiste, diciamo, una traduzione di quel dato in formato linked open data. Questo come si fa? Attraverso alcuni metadati che vengono contemplati nel set di metadati del repertorio e che anche Inspire in questo già prevede, nel senso che Inspire uno dei requisiti, dei metadati che pone sia la direttiva che il regolamento sui metadati è quello di indicare le condizioni che
sono applicate all'accesso e all'utilizzo dei dati e dei servizi territoriali. Questo si traduce nel repertorio nell'indicare nel metadato che viene denominato limitazione d'uso, che è un testo libero, di indicare la politica di cessione del dato, per cui se c'è una licenza, se è stata adottata una licenza d'uso, che può essere sia standard sia definita dall'ente, su quel dato per renderlo open e quindi condivisibile, accessibile, condivisibile da tutti gli utenti, può essere indicato in questo metadato. Sulle licenze ovviamente d'uso dei dati territoriali diciamo, funzione anche di linked open data e di interoperabilità semantica, nelle linee guida sull'interoperabilità semantica c'è un'intera sezione che riguarda proprio le licenze a cui ovviamente rimando. Nei metadati, oltre all'indicazione della licenza, c'è anche la possibilità di indicare ovviamente un link alla licenza stessa in modo tale che l'utente possa anche conoscere i termini e le condizioni che sono implicite, diciamo, a quella licenza indicata. Questo per indicare quando un dato è open. Avanti. Posso anche indicare quando un dato è già in formato linked open data. Come faccio attualmente, nella versione ovviamente attuale del repertorio? È quello di utilizzare il metadato che è formato di distribuzione che prevede il nome e la versione del dato. Siccome è molteplicità n, io posso indicare che magari un dato che ho in shapefile, che ho tradotto anche in RDF, quindi in linked open data, posso indicare entrambi i formati all'interno di questo metadato. Per cui io dirò all'utente se quel dato ce l'ho anche in formato RDF, per cui in formato linkabile da altri set di dati. In più posso poi in un altro metadato che è Resource Online indicare eventualmente gli endpoint e tutti i servizi dove quel dato è disponibile ovviamente nei formati indicati dall'amministrazione. Quindi anche il repertorio quindi, si configura anche come un catalogo senza bisogno, diciamo, la necessità di inventarci nient'altro, abbiamo un unico strumento che ci fornisce tutte le indicazioni della disponibilità di dati del patrimonio informativo, di dati territoriali e servizi che sono disponibili nella pubblica amministrazione, anche nella direzione dell'apertura e dell'interlinking dei dati stessi. Sì. Detto ciò, Antonio, io passo. Sì. io a questo punto farei una brevissima pausa. Tu hai gli altri contributi No, io da... volevo far vedere direttamente sul Allora, vorrei farti portale vedere... quello che avevo detto, diciamo, vi volevo far vedere direttamente sul portale Repertorio e portale Inspire, come le cose che abbiamo detto poi si concretizzano nella validazione, nel caricamento così come volevo anticiparvi anche utilizzando un client demo, i servizi CSV che stiamo testando, se siete d'accordo, Assolutamente, altrimenti io possiamo. faccio giusto un paio di comunicazioni di servizio. Innanzitutto sulla tempistica, direi che dobbiamo cercare di contenere adesso i prossimi contenuti una mezz'ora al massimo, in maniera tale da non andare troppo oltre rispetto all'orario pianificato. Del resto ci sono tante cose interessanti di cui discutere, per cui non voglio nemmeno dare troppa fretta ai relatori. Al termine di questa tua dimostrazione, voglio provare a riproporre alcune delle domande che sono girate in chat. Alcune sono pubbliche, altre sono state fatte privatamente a me con il moderatore, quindi credo che i destinatari di queste domande siano, magari Gabriele ci può dare anche un suo contributo su alcuni quesiti. Dopodiché, Mauro lancerà anche un questionario che ci permetterà di anche raccogliere il feedback su questo webinar. Tu hai citato i linked open data e naturalmente oggi non avremo tempo di approfondire il discorso legato ai log. Voglio ricordare che ci sono già stati due webinar che noi abbiamo organizzato su linked open data.
con Alfredo Brescia, che ha tenuti a cavallo di quest'estate, e questi webinar sono stati registrati, quindi andando poi sulla pagina di webinar di Planet è possibile rivederli, per cui chi avesse voglia di approfondire il discorso relativo ai dati collegabili, all'RDS, eccetera, soprattutto applicato ai dati geografici, può trovare queste risorse che sono comunque sempre disponibili online. A questo punto ti restituisco la parola, Antonio, così puoi mostrarci il repertorio. Sì, vado velocissimo perché non mi ero reso conto che insomma ho sforato abbastanza. Allora, praticamente, non so se vedete... Ok. Allora, questo... del repertorio, per cui ci sono, non sono contemplate in Aspire. Vi faccio vedere come. Ecco, questo è il nuovo validatore i servizi di ricerca degli stati membri, quindi i file che poi il geoportale nazionale dovrà caricare. Salto, le informazioni non vanno perse ma vengono comunque salvate come XML. Vi volevo far vedere anche un esempio di amministrazione che aveva già indicato la lo strumento di cui parlavo prima
E nel compilare i metadati conformemente all'indicazione. Per questo, per l'obiettivo.
Sono soltanto le informazioni per l'estensione del file oppure quando si parla di formazione. Si fa riferimento. Non si specificano in quel metadato del formato, ma si possono indicare in questo altro metadato opzionale che è informazioni supplementari. Bella domanda. Che secondo la classificazione di Timberness-Lee è a livello 5, no? Tanto per intenderci. Con il repertorio siamo a livello 4, se vogliamo fare un passettino oltre andiamo a livello 5 e sicuramente quindi dire che l'RDF mi consente di rappresentare i linked open data, secondo me è una domanda, è una cosa lecita da effettivamente dire. Io però poi non sento bene se loro mi dicono qualcosa. No, vi sentiamo Ah, ok, no, benissimo. ero io che sentivo voi perché abbiamo questi potenti mezzi dell'agenzia, per cui ho due punti. Mi Non diamo lo so, un'altra ok. soltanto a metà. Il che Ah sì, certo, vabbè, ma non so che importa, insomma. Mancevole. Quindi diciamo che sì, quando noi vogliamo rappresentare il dato in RDF parliamo di un linked open data e quindi siamo a livello 5. Ok, non so se Ho è risposto alla Alfredo, sua domanda, devo dire. Brescia che voleva fare un commento. Antonio Rotondo lo prendeva in giro, dice quando si parla di ontologia improvvisamente Beh, certo, diventa diciamo tutto. che l'ontologia è un altro elemento fondamentale, nel senso che, e questo è un po' anche quello che emerge dalle linee guida che abbiamo fatto, al di là di dire facciamo il dato e lo esprimiamo in RDF, quindi è linkabile, diciamo, però sarebbe bene sempre accompagnarlo da un modello a proposito di data specification, no? Cioè da un modello che descrive quello specifico dato. E questo è stato fatto da alcuni che hanno aperto i dati già in formato RDF, tra cui anche noi, ma ci sono, ci sono delle amministrazioni in questo senso che hanno anche speso forze per cercare di descrivere i dati mediante ontologie, quindi attraverso linguaggi tipo AWL che consentono proprio di dare una specifica del dato stesso, insomma. Scusate, sono Alfredo da Brescia. Volevo giusto intervenire, ciao a tutti, per un piccolo chiarimento. Effettivamente, come dice Giorgia Lodi, fa riferimento alle 5 stelle di Timberners-Lee. Effettivamente, RDF non è detto che sia per forza la quinta stella, perché nella classificazione di Timberners-Lee, cioè lui parla, cioè di modello RDF già dalla quarta stella, cioè indicando il fatto che il singolo dato di un dataset è disponibile effettivamente online ed può essere richiamato attraverso l'URL specifico, cioè, quindi questo consente effettivamente di puntare al dato o all'insieme di dati da una qualsiasi applicazione. Il concetto di linked open data, come giustamente dice Giorgia, è poi la quinta stella, quindi quella in cui alle quattro stelle precedenti, il dato è aperto ma è anche referenziabile, quindi con la possibilità di collegare dinamicamente
tra loro più dataset, incrociando quindi quelle che sono le informazioni che provengono da fonti diverse e che sono anche gestite da diverse amministrazioni. Quindi Linked Open Data effettivamente è la quintastella, l'RDF, però uno potrebbe ottenere già un RDF dalla quarta stella senza ad esempio fare l'interlinking. Ok, grazie Alfredo. L'ultima domanda, e probabilmente qui anche Gabriele può darci il suo contributo. L'avevamo detto prima, sarebbe interessante capire qual è il livello di popolamento del catalogo allo stato attuale, anche perché credo che siamo in prossimità della scadenza entro la quale, dopo l'emanazione del decreto, le PA nazionali dovevano mettersi in regola, diciamo così, no? Sono reso conto, appunto, leggendo la chat adesso, di aver lasciato in sospeso questo argomento. Io direi che da una parte la risposta sta sullo stesso portale del repertorio, laddove attualmente con una media bimestrale rendiamo disponibili delle statistiche sui dati presenti nel repertorio, sia per quanto riguarda per amministrazione, e sia secondo l'aggregazione definita dagli annessi Inspire, sostanzialmente, quindi gli allegati 1, 2 e 3. Quindi troviamo queste statistiche sullo stato di alimentazione del repertorio. Attualmente lo stiamo facendo bimestralmente e abbiamo detto, e lo ribadiamo anche adesso, che se ci sono appunto delle aggregazioni particolari che eventualmente potessero servire in qualche modo, ovviamente le possiamo sempre predefinire, insomma, e quindi darle disponibili a chi fossero necessari. Un'altra cosa, sempre per quanto riguarda la questione di chi deve dare i dati nel repertorio, perché le cose sono legate tra di loro, non c'è un livello di aggregazione predefinito e questo consente un'ampia possibilità di autonomia alle varie amministrazioni. Laddove certe regioni o certe entità si organizzano in un certo modo, possono chiaramente delineare un quadro organizzativo coerente comunque con il repertorio e coerente con la norma. Quindi non c'è un'organizzazione predefinita, ampia autonomia di organizzarsi secondo lo spirito proprio anche istituzionale delle amministrazioni locali. Ok, grazie. Scusate, ad integrazione di quello che diceva Gabriele, riporto per esempio l'esempio dell'Emilia Romagna, che si sta organizzando nella propria comunità di enti locali in maniera centralizzata, nel senso che la regione l'interfaccia per il repertorio, ma al popolamento del repertorio partecipano tutti i comuni che poi inviano i metadati a un catalogo regionale, anche CSV, e il repertorio va a pescare i metadati nel CSV della regione, però in quel CSV per esempio troveremo i metadati di tutti gli enti locali dell'Emilia Romagna. Ovviamente questo è un modello di organizzazione, ma non è imposto, e non è perché poi regione, ogni amministrazione si organizza come meglio crede, anche in base alle proprie caratteristiche, alla propria organizzazione, alle proprie esigenze. Perfetto, grazie Antonio. A questo punto, sulla seconda parte del webinar, chiederei di andare molto rapidi, dando degli spunti e delle suggestioni. Tutto velocissimo. Ok, prego. Che l'unica visione che voglio dare è la visione appunto dal geoportale Inspire, quindi una visione che mettere insieme tutti questi tasselli. Noi abbiamo visto l'RDT, anche gli Open Data e tutti gli standard che girano intorno a questo mondo. Ovviamente tutti poi si dovranno andare ad incastrare per creare un'unica grandissima infrastruttura che ci permette di condividere queste informazioni, il cui punto di accesso è appunto il geoportale Inspire. Noi siamo molto coinvolti in questo progetto e così come diceva Antonio, un'infrastruttura dovrà parlare
con un'altra infrastruttura, con dei punti centrali di questa infrastruttura e dell'interfaccia che attraverso dei servizi andranno a chiedere delle informazioni, un po' come avevamo visto prima per l'esempio del server che deve parlare con gli altri server, no? La domanda, ho bisogno di qualcosa, il qualcosa abbiamo visto è nei metadati, è in un formato standard ed è ricercabile lì da parte delle macchine. Ho bisogno di qualcosa, quindi chi formula questa domanda, come viene formulata questa domanda, come diceva appunto Antonio, è appunto il servizio, un catalogo service. Quindi ogni nazione, ogni Stato membro si dovrà dotare di un catalogo, di un servizio di catalogo, e quindi dovrà esporre il proprio catalogo verso questo punto centrale che è il Geoportal Inspire. Quindi il Geoportal Inspire dovrà andare a chiedere la disponibilità di tutti questi dati territoriali, sempre diciamo relative all'ambiente, e dovrà poi catalogare queste informazioni per renderle accessibili a qualsiasi cittadino. Quindi si delinea quindi uno scenario dove abbiamo il geoportale Inspire come punto centrale di accesso e poi abbiamo tutta una rete di stati membri che dovranno esporre queste informazioni. La cosa, diciamo, i due principi fondamentali su cui si fonda poi Inspire sono il fatto di avere sicuramente un punto di accesso unico verso tutte queste infrastrutture e verso tutti questi dati territoriali, ma un altro punto fondamentale è che la competenza dell'informazione territoriale deve essere locale, cioè la competenza territoriale deve essere delle amministrazioni locali che hanno ovviamente la possibilità di monitorare, di aggiornare, sono quelle che conoscono meglio il territorio. Quindi queste due, che sembrano due principi che si scontrano tra di loro, un punto centrale di accesso e la competenza invece territoriale, si sposa bene in un'architettura a servizi. Quindi il geoportale dovrà andare a reperire queste informazioni con i servizi di cui parlava Antonio, e a loro volta però anche le amministrazioni centrali, gli stati membri, dovranno avere dei servizi di catalogo verso le amministrazioni locali. La differenza, ce li ha spiegato un po' Antonio, della possibilità di consultare un metadato verso l'RNDT, quindi un metadato, passatemi il termine, più completo, perché completo di alcune informazioni, come diceva Antonio, necessarie per l'RDT, il starter di informazioni core dei metadati, quindi diciamo solo quelle verso Inspire, saranno poi erogate con questo servizio verso il geoportale europeo. È ovvio che capite che realizzare un unico punto di accesso significa dover creare una struttura, un progetto molto molto complesso. Complesso perché ovviamente deve essere molto veloce, dover reperire subito queste informazioni, quindi queste informazioni vengono in qualche modo harvestate, fatto una raccolta di queste informazioni e gestite all'interno di database indicizzati in un certo modo. Anche le mappe devono essere fruibili velocemente su sistemi di riferimento. Noi sappiamo che i nostri dati a livello europeo sono tutti con sistemi di riferimento un po' diversi, quindi ci deve essere un'omogeneità anche in questo, e ci deve essere un'omogeneità anche nella semplice lingua con cui noi chiediamo queste informazioni, quindi dei thesaurus, e quindi c'è tutta un'architettura che ovviamente non si può affrontare in pochi minuti, ma che, capite bene, è molto complessa, quindi un'applicazione molto complessa che si basa su servizi e che alla base, un po' forse ho azzardato in questa slide, alla base però vede sempre il coinvolgimento dell'informazione all'interno dei metadati che deve essere standard. In questa slide, e con questo concludo velocemente, volevo proprio far percepire l'importanza di avere un metadato standard. Se il metadato non è standard, l'informazione quindi non è accessibile da una macchina, non è accessibile attraverso dei servizi, ma se i servizi non funzioneranno, tutte le applicazioni, geoportali Inspire e portali anche nazionali compresi, non funzioneranno mai. Quindi tutta questa catena si basa sul metadato, che deve essere comunque un metadato standard. Chiudo velocemente per non rubare altro spazio. Mauro, magari interesserà sapere a che punto è la realizzazione del geoportale. Certo, stiamo realizzando l'ultimo prototipo, il prototipo finale, e dopodiché ci sarà poi il rilascio. Questo. Sicuramente, insomma, in tempo utile per la conferenza Inspire di Firenze di giugno, sì, dell'anno prossimo. Far vedere.
sarà tra l'altro un evento molto importante per, certo, il, certo, per l'Italia in particolare. Io sicuramente a Firenze tutti. Sicuramente. Io sto condividendo, per chi volesse poi per curiosità approfondire il funzionamento del Geoportal Inspire, che tra l'altro essendo basato su tecnologia internet open source, potrà poi in seguito essere messa a riuso a livello europeo. E c'è la presentazione che ha fatto una persona di mia fiducia ad Asita, con pochi capelli. Con pochi capelli. Ah, okay. Ok, a questo punto darei di nuovo la parola ad Antonio Rotundo, quindi se puoi condividere la sua presentazione. Questa sì. No, questa non è. Questa è la tua. Vediamo. Questa sì. Però mi fa vedere sempre questa. Questa di lancia. Dove andare alla fine. No, quella la vediamo. Sì, la vediamo. Ah, ok. Devo andare alla slide 12. Sì. C'è slide 10. No, è questa qui, la fine della presentazione. Ah, ok. Scusate. Certo. Ok, Antonio. Ovviamente vado velocemente, magari dando degli spunti che poi magari potremmo in prossime occasioni approfondire. Parto anche qui da una indicazione che dava sempre il famoso Annoni in una recente conferenza. Cioè, lui dice in questo bilancio dei 10 anni di Inspire che una delle lezioni imparate, se così possiamo tradurlo, è la mancanza, diciamo, di sincronizzazione tra tutta l'infrastruttura e le regole Inspire e le nuove tendenze dell'ICT, dell'ICT, e cioè linked data, open data e così via. Ovviamente in questi anni ci sono state delle esperienze, se possiamo andare avanti all'altra. Ci sono state delle esperienze in questo senso, cioè ci sono, anche il Planet Access dimostra che comunque ci sono esperienze per tradurre, diciamo, i dati territoriali, magari prodotti secondo le specifiche Inspire in linked open dati. C'è da dire che sui dati territoriali, nello specifico sui metadati, siamo, diciamo, avvantaggiati perché abbiamo già delle specifiche strutturate sia sui dati che sui metadati, per cui possiamo già raggiungere un certo livello di interoperabilità. Interoperabilità, ovviamente parliamo soprattutto in questo caso di interoperabilità semantica, argomento che viene ampiamente trattato nelle linee guida sull'interoperabilità semantica pubblicate recentemente. In queste linee guida noi abbiamo cercato di evidenziare l'importanza e la rilevanza dei dati territoriali come base, come tipologia di dato che più degli altri riesce ad essere la base per collegare tante altre informazioni da fonti diverse. Questo si può fare solo, e Mauro parlava dell'importanza dei metadati, solo se diciamo abbiamo e gestiamo dei metadati che siano comunque conformi e che quindi possano garantire questa interoperabilità. Nelle linee guida si parla di questa importanza della metadatazione per quanto riguarda anche la produzione di linked open data. Vengono date delle raccomandazioni per quanto riguarda i metadati e possiamo dire che attualmente i metadati gestiti dal repertorio, diciamo, rispettano già queste raccomandazioni. Perché, come vediamo, siccome uno dei grandi temi del linked open data è quello della provenienza,
cioè nella grande nuvola di dati, quindi nel web of data, in cui tutte le diverse amministrazioni rendono disponibili dati da diverse, provenienti da diverse fonti, ovviamente ci si deve porre il problema della qualità di questi dati che vengono resi linkabili e della provenienza di questi dati. Queste informazioni si hanno attraverso i metadati e, come dicevo, i metadati del repertorio già consentono di avere queste informazioni, perché c'è già il produttore dei dati, c'è già il riferimento temporale, c'è già una sorta di descrizione della semantica. Andiamo avanti. Possiamo andare avanti alla prossima. Qui ho riportato praticamente, perché analogamente alla classificazione fatta da Berners-Lee per i dati, la slide precedente, il programma ISA della Commissione europea ha dato l'indicazione di alcuni livelli di maturità dei metadati, quindi si passa, vado veloce. Ovviamente poi c'è il riferimento del documento per cui può essere approfondito, si passa dal livello 1, cioè la metadata ignorance, dove non esiste il metadato, soprattutto a causa della non consapevolezza dell'amministrazione a rendere disponibili i metadati, a metadati aperti per gli umani, diciamo, for humans, nel senso che sono aperti, cioè sono disponibili, però sono in un formato che non è leggibile dalle macchine, tipo PDF o DOC. Poi al metadata, all'open reusable metadata, cioè il metadato che è leggibile sia dagli umani sia dalle macchine ed è classificato e documentato in cataloghi, in repository per essere utilizzato e riusato, in questo ricade, come sappiamo, il formato, tutti i formati, attualmente quello del repertorio è l'XML, quindi ricade in questo livello di classificazione. Per arrivare all'ultimo livello di maturità, che è appunto il linked open data, cioè non solo è in un formato che può essere riutilizzato, ma è anche linkabile. Anche linkabile. Passiamo avanti velocemente. Quindi, ricollegandomi a questo ultimo livello, il lavoro che stiamo sviluppando all'interno dell'agenzia è quello di rendere linkabili i metadati presenti nel repertorio. Questo lo facciamo prima definendo una ontologia relativa alla specifica dei metadati del repertorio, che possa essere utilizzata poi per la traduzione dei metadati in formato XML in RDF e permettere quindi poi a partire dai metadati l'interlinking prima con l'indice della pubblica amministrazione, perché come sapete tutte le pubbliche amministrazioni devono diciamo, registrarsi in un indice e quindi abbiamo tutte le informazioni sulle pubbliche amministrazioni italiane, e siccome in comune a questo indice il repertorio utilizza nei vari ID il codice IPA che viene dato nell'atto dell'iscrizione in questo registro, allora si può già pensare diciamo, a un interlinking tra queste due basi, banche dati, per poi a partire ed è quello che un po' accennava Massimo, a partire dal repertorio favorire il collegamento e quindi l'interlinking con i dataset territoriali resi open e linkabili, quindi a partire dai metadati io posso comunque accedere a informazioni sui dati territoriali vere e proprie e quindi poi a tutti i dati e le informazioni che vengono collegate ai dati territoriali. Andiamo avanti. Allora, con queste ultime tre slide ho riportato un po' gli scenari che stiamo vivendo diciamo, nella ricerca e nell'uso dei dati, cioè fino ad Inspire eravamo abituati che per cercare un dato o per utilizzarlo dovevamo andare a girare, diciamo, a chiedere ai vari uffici delle amministrazioni pubbliche che tenevano i dati nei propri cassetti, per cui bisognava andare a chiedere direttamente per averlo, se lo avevano, con quale caratteristiche. Con Inspire viene sancito diciamo,
il principio di rendere disponibili sia metadati che dati a un'utenza ampia, e questo viene fatto attraverso i servizi di cui parlava Mauro, per cui questa è un'immagine che si riferisce all'infrastruttura tedesca, ma a mio avviso ricalca il modello italiano, nel senso i servizi di view e download previsti dal load e tutti gli altri servizi previsti da Spire vengono comunque gestiti e implementati localmente. Localmente si possono avere, un po' quello che diceva Mauro, dei servizi di discovery, e poi c'è un servizio di discovery nazionale che permette, diciamo, la ricerca dei dati a livello nazionale per poi, diciamo, andare a livello europeo, che è appunto rappresentato da quello che diceva Mauro, cioè dal geoportale Inspire. E quindi io vado alla ricerca dei dati attraverso il servizio di discovery e nei metadati stessi trovo i riferimenti dei servizi di visualizzazione, di download, eccetera, eccetera. Lo scenario che ci auguriamo sia quello scenario di domani è quello che indicavo nella prossima slide, e che è quello che a partire, diciamo, dai metadati resi aperti, lo sono già, resi linked, si possano creare servizi senza necessità, diciamo, di avere e recuperare i dati, ma sapendo che sono già in questo web of data, io posso, cioè tutti le applicazioni, utenti, aziende, cittadini, professionisti possono sviluppare servizi e applicazioni sapendo che quei dati sono di qualità, sono aperti e sono comunque linkabili. Tutte queste indicazioni che abbiamo cercato di dare in queste slide poi sono indicate in maniera più approfondita nelle linee guida sull'interoperabilità semantica attraverso il link Open Data, che, come sapete, è stata pubblicata un'ultima versione, una versione 2.0, e che ha richiamato ampiamente Alfredo a Brescia nei due webinar che hanno riguardato il linked Open Data. In queste due slide, che saranno illustrate brevemente da Giorgia Lodi, che ha coordinato, diciamo, il lavoro del gruppo che si è occupato di questa linea guida, diamo dei cenni su sulle novità che sono intervenute in quest'ultima versione. Quindi cedo subito, se non ci sono domande o questioni, cedo subito la parola a Giorgia. Antonio, nel dare la parola a Giorgia, a noi sono venute in mente delle suggestioni molto carine quando abbiamo letto il documento, perché proprio il contributo che il vostro gruppo di lavoro ha dato alla redazione di quelle linee guida, che mi sembra siano state anche molto ben accolte a livello europeo, no? Avete avuto i complimenti per... Sì, adesso magari Giorgia lo dice nel merito, perché è lei che ha raccolto tutte queste osservazioni anche della Commissione europea. La suggestione carina è che se finora abbiamo lavorato molto sull'interoperabilità dei dati, da quello che è stato il vostro contributo al documento si evince che un po' il futuro sarà proprio nel rendere questi dati poi collegabili e realizzare quello che tu raccontavi prima. Certo. Prego, Giorgio. Sì, dunque, le linee guida, sapete, sono state proprio quest'estate, purtroppo, messe in consultazione pubblica. Dico purtroppo perché è stato un periodo molto infelice, devo dire, però nonostante tutto abbiamo avuto dei feedback molto positivi, tra l'altro anche dagli esperti del settore a livello scientifico, insomma, quindi da questo punto di vista grande soddisfazione, e poi, come si menzionava, anche da parte della comunità europea. Spendo qualche parola su questo, vi dico un po' perché l'Italia adesso è ben vista da questo punto di vista a livello europeo, anche prima, diciamo, con SPC siamo a un buon livello. Però diciamo questo documento è stato molto apprezzato perché è molto in linea con quello che loro stanno facendo a livello di Commissione europea, tra cui comunque ci siamo anche noi italiani, ovviamente, ma il loro approccio all'interoperabilità semantica è quello di garantirlo attraverso questo nuovo modello di gestione dei dati, appunto, di linked data. Quindi quando loro hanno visto, considerate che l'hanno visto loro, l'hanno trovato loro in rete, questo nostro documento, chiaramente ci hanno immediatamente
immediatamente scritto dicendo che era assolutamente in linea con quello che loro stanno facendo a livello di programma ISA in particolar modo, e in particolare c'è un action del programma ISA che è sull'interoperabilità semantica diretta dalla stessa responsabile del pilone 2 dell'agenda digitale per l'Europa, che ha detto appunto che queste linee guida per loro erano molto importanti e che avrebbero voluto portarle come best practice per altri stati membri a livello europeo. Ci hanno dato dei suggerimenti per migliorare le linee guida, tra cui il fatto di citare alcuni lavori che loro appunto stanno facendo e soprattutto di guardare questi lavori, di guardare dei vocabolari che loro stanno sviluppando nell'ambito di questo programma ISA. Non so se tutti voi sapete che cos'è il programma ISA, comunque il programma ISA, ve lo dico brevemente, è tutto un programma istituito dalla Commissione Europea per vedere, garantire interoperabilità tra servizi offerti da pubblica amministrazione negli Stati membri. Quindi non solo interoperabilità semantica, parlo in generale, secondo i livelli definiti dall'interoperability framework europeo. E quindi loro ci hanno suggerito di guardare questi vocabolari, in particolare ne hanno già sviluppati tre, oltre al fatto di aver sviluppato un vocabolario per definire dei cosiddetti asset semantici, dove per loro asset semantici possono essere classificazioni, code list, metadati e così via. C'è proprio uno specifico vocabolario che si chiama ADMS che uno può riutilizzare per marcare dei dati che apre come un asset semantico. Fatto naturalmente a livello europeo, potete capire come può essere importante in vista anche di possibili servizi da offrire di tipo cross border, quindi transfrontalieri, dove anche altri paesi possono attingere per creare un servizio più evoluto. Quindi la seconda versione delle linee guida ha visto il recepimento di questi commenti della Commissione Europea e questo ha portato proprio anche alla formulazione di una nuova raccomandazione, che è stata la prima, diciamo, la nuova R1, che dice appunto di guardare a questi strumenti messi a disposizione dalla Comunità Europea per poter abilitare un'interoperabilità semantica che non è soltanto a livello del nostro paese, ma comunque noi siamo in Europa, quindi guardiamo anche oltre i nostri confini. Chiaramente sapete benissimo tutte le vicissitudini normative italiane dell'estate, che è stata piuttosto in fermento. Ci sono stati diversi decreti che sono stati emanati, in particolare mi riferisco all'83 che ha istituito l'agenzia, tra parentesi, e che è stato convertito, se non sbaglio, il 7 agosto dalla legge 134. Ecco, questo è un decreto importante per quanto riguarda anche la parte di open data e open source, se vogliamo, quindi era giusto inserirlo come riferimento normativo all'interno della nuova versione delle linee guida. C'è un nuovo decreto anche, il 179, anche questo è stato incluso all'interno delle linee guida, vedremo cosa accadrà su questo decreto prossimamente, ma qui c'è tutta una parte che riguarda l'open data e quindi chiaramente era uno dei decreti da citare come riferimento normativo per quanto riguarda le linee guida proprio su questi argomenti. In più ci sono arrivate dalla consultazione pubblica altre normative da indicare, in particolare che riguarda i dati territoriali, quindi c'è il decreto 95 sulla spending review, al cui articolo 23 parla della fruibilità di dati geospaziali, anche questo è stato inserito all'interno delle linee guida, e per quanto riguarda i dati scolastici ci è stato chiesto di inserire uno specifico riferimento al codice della privacy e così abbiamo fatto. Questi due cambiamenti sono cambiamenti piuttosto grossi rispetto alle linee guida, che comunque non sono cambiate nella loro struttura rispetto al documento, la versione prima della consultazione pubblica. Ho inserito qui altri suggerimenti, ci sono stati suggeriti altre categorie di dati da studiare in futuro, per esempio i dati relativi a dei laboratori pubblici di analisi accreditate e il loro relativo accreditamento, anche questo è stato un suggerimento che ci è stato fatto pervenire, se possiamo andare avanti nella slide.
E un'altra cosa appunto che vi dicevo in precedenza è che abbiamo avuto dei commenti da parte di persone abbastanza autorevoli a livello internazionale nell'ambito scientifico, su in generale interoperabilità semantica e comunque ontologie. Ci è stato chiesto di forse specificare un po' meglio alcune fasi della alcune fasi della metodologia. E nella metodologia abbiamo rivisto in particolare la definizione che riguarda l'ontologia. Abbiamo arricchito la fase delle sezioni e infine abbiamo inserito una nuova licenza che la Comunità Europea ci aveva consigliato di analizzare, e così è stata inserita all'interno dell'analisi delle licenze che abbiamo fatto, se non sbaglio, nella sezione 8.1. Io concludo, se non ci sono domande. Sul discorso di questa mattina, raccontandoci appunto quali sono le direzioni nelle quali si sta muovendo l'Agenzia per l'Italia Digitale e quindi quali sono i ruoli e i compiti dell'Agenzia riguardo al tema degli open data e delle ontologie. Dunque, l'Agenzia... non so, Gabriele, vuoi rispondere tu o... Non lo so, non vedo più Gabriele. Ok, allora rispondo io velocemente. L'Agenzia, insomma, secondo decreto 179, all'articolo 9, se non sbaglio, dice che deve annualmente rilasciare linee guida su standard tecnici che riguardano i dati aperti con la determinazione delle relative ontologie sui dati e sui servizi. E diciamo, in questo senso abbiamo un po' anticipato i tempi con queste linee guida. Certo, non parliamo della determinazione di tutte le possibili ontologie ancora, però come avete visto la linea guida ha una corposa bibliografia dove potete trovare diversi riferimenti anche a vocabolari, a schemi, ontologie anche sulla provenance dei dati e così via. Stessa cosa, non so se avete fatto non avete notato, nel decreto 179, anche quando si parla di smart communities, c'è molto di ontologie e molto su dati aperti. E tra parentesi, so dal maxi emendamento che il governo ha proposto qualche giorno fa e per il quale ha chiesto la fiducia su tale decreto che c'è anche tutto un inserimento che riguarda i dati geografici sulla parte di smart cities. Dobbiamo vedere appunto se questo passa o meno. Insomma, certo è che indipendentemente dalla fine che farà quel decreto, il decreto 83 è molto chiaro, se non sbaglio c'è l'articolo, se non sbaglio 18, però la mia memoria potrebbe fare un po' cilecca, scusatemi, ma c'è tutta una parte che riguarda l'apertura dei metadati e dei dati da pubblicare nella parte dei siti web delle pubbliche amministrazioni sulla trasparenza, tra l'altro entro gennaio 2013, che quindi è domani. Quindi sicuramente il ruolo dell'Agenzia dal punto di vista degli open data è importante per quanto riguarda il decreto 179, per le pubbliche amministrazioni tutte, per via degli altri articoli che vi dicevo dell'altro decreto, che quello invece è proprio in vigore, quindi non si scappa più secondo me da questo punto di vista. Certo è che indipendentemente da quello che finirà il decreto noi proseguiremo i nostri lavori. Antonio ha fatto vedere questa idea di aprire i metadati in formato LinkedIn, collegarli con altri dati. È auspicabile che poi le pubbliche amministrazioni ci seguano in questo per aprire anche i loro dati in formato LinkedIn e creare veramente la nuvola dei dati LinkedIn open data della pubblica amministrazione quello italiana. Lo auspichiamo tutti quanti. Grazie Giorgio per questa visione. Prego. Prego Giorgio. Oltre a quello che diceva Giorgia, volevo sottolineare una cosa: l'integrazione semantica è una delle principali sfide attuali e l'Agenzia è pienamente proiettata su questo tema. Naturalmente siamo in una fase di turbolenza economica e politica e di cui dobbiamo tener conto e probabilmente questa turbolenza porterà a sviluppi a stretto giro nei prossimi mesi.
Però una cosa, diciamo, è evidente. Il decreto legge crescita 2.0 ex agenda digitale poneva l'attenzione nell'introdurre queste nuove norme, questi nuovi compiti in materia di ontologia e interoperabilità, lo faceva attraverso una modifica al CAD, in particolare all'articolo 52 del CAD. Siamo nel capo quinto del CAD, cioè parliamo di dati delle pubbliche amministrazioni, e l'articolo 52 mi parla di accesso telematico e riutilizzazione dei dati, quindi siamo su un tema che è centrale rispetto a tutte le argomentazioni che si stanno, diciamo, portando avanti in questi giorni. Naturalmente sarà la turbolenza economico-politica a dirci poi le varie strade da intraprendere. Volevo concludere, almeno per quanto mi riguarda, dicendo che forse questo strumento, questa opportunità che ci viene dal webinar è stato, secondo me, molto utile e ci fa la cosa più immediata che viene in mente è che il tempo forse non è sufficiente per dire tutte le cose che potevano essere dette su questi vari argomenti, e probabilmente si tratterà di rimandare a ulteriori appuntamenti, quindi sì. Lancio anche questa proposta per approfondire alcune tematiche. Mi è sembrato che ci sono state una partecipazione abbastanza interessata e con alcune domande che hanno consentito di fare dei chiarimenti opportuni sul tema. E naturalmente per tornare al repertorio, che come tema centrale della nostra discussione, proprio con le proposte, i suggerimenti che ci vengono dalle persone, è stato possibile fare far sì che questo progetto possa oggi essere, affacciarsi anche nei confronti dell'Europa come un progetto autoconsolidato. E questo ci fa molto piacere, perché diciamo, è la testimonianza del lavoro che è stato svolto con tutte le collaborazioni e suggerimenti che ci sono pervenuti da più parti e per le quali naturalmente ringraziamo. Non da ultimo quella famosa giornata dei geoblog che ci dà. Tra l'altro, Gabriele, fa piacere che mentre in ambito Inspire ci eravamo sempre molto lamentati dello scarso contributo che l'Italia era riuscita a dare in tutto il processo di definizione delle data specification, invece qui siamo riusciti ad avere un riconoscimento neanche sollecitato rispetto al lavoro che è stato fatto sul discorso della semantica applicata agli open data. Posso dire che proprio oggi abbiamo mandato i nostri, diciamo, punti di riferimento per il servizio CSV a Gelsu per fare delle prove anche da parte attraverso il geoportale Inspire, quindi insomma proprio oggi abbiamo completato anche questo aspetto con il Inspire. Ringrazio Gabriele, dobbiamo naturalmente chiudere che siamo leggermente fuori rispetto all'orario pianificato, ma questo in realtà tutto questo webinar viene registrato, sarà accessibile offline, quindi soprattutto un intervento di Antonio prima mi farà piacere rivederlo a ralenti per apprezzarlo fino in fondo, perché poi mi dispiace aver dovuto dare un po' di fretta a tutti quanti. A questo punto concludiamo annunciando il prossimo webinar del ciclo G-Experience, che si farà martedì prossimo sempre alle 12, e concludo ringraziando tutti quanti per la partecipazione. Ringrazio Gabriele Ciasullo, Antonio Rotundo, Giorgia Lodi dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Mauro Casaburi qui al fianco a me, e do a tutti quanti arrivederci alla prossima volta, augurandoci di organizzare poi un altro appuntamento analogo per approfondire e per aggiornarci su tutti quelli che saranno le evoluzioni rispetto all'attività che l'Agenzia per l'Italia Digitale sta portando avanti. Grazie a tutti, buon appetito, grazie. Per chi va a pranzare, e alla prossima volta. Arrivederci. Ciao, grazie. Arrivederci.